fine degli anni 60, dopo la lunga serie di successi ottenuti dal programma spaziale sovietico, la conquista della Luna rimane l'ultimo dei grandi traguardi ancora da raggiungere. Mentre per i sovietici l'obiettivo può rappresentare l'occasione per vincere l'ennesima sfida contro gli americani, per questi diventa di fatto l'ultima possibilità per ottenere un primato in campo spaziale. E che primato? Il più ambito e prestigioso. Al Museo della Scienza e della Tecnologia, nella sezione dedicata all'esplorazione dello spazio, sono esposti due cimeli rarissimi, che proprio nel contesto storico della corsa alla Luna possono essere letti rispettivamente come il simbolo della vittoria e quello della sconfitta. Stiamo parlando della pietra lunare raccolta dagli astronauti dell'ultima missione Apollo e della tuta per l'esplorazione della Luna sviluppata dagli ingegneri sovietici. Due oggetti che raccontiamo in dettaglio in altri episodi di questo podcast, ma che in questa occasione citiamo in quanto testimoni concreti delle alterne vicende che hanno permesso all'umanità di arrivare fin sulla Luna. La pietra, le cui dimensioni non superano il centimetro ma il cui valore simbolico è enorme, viene raccolta nella Taurus Littrow Valley, il luogo di allunaggio di Apollo 17 nel mare Serenitatis, dal comandante della missione Eugene Cernan. È un frammento di una roccia più grande denominata Goodwill Moon Rock, ovvero roccia dell'amicizia, che Cernan, poco prima di lasciare la Luna, ultimo uomo a poterlo fare, sceglie personalmente per uno scopo ben preciso. La NASA infatti intende spezzettarla in tante piccole parti per farne dono a ognuna delle nazioni della Terra, rendendo così partecipi tutte le genti di quella che è la più grande esplorazione mai compiuta dall'umanità. Apollo 17 è l'ultima missione che permette all'umanità di raggiungere la Luna. L'ultimo capitolo di una storia che, nata nella tragedia, si trasforma in un grande e clamoroso successo. La pietra lunare del museo viene ufficialmente donata dal presidente degli Stati Uniti Nixon al nostro paese nel 1975 e per la sua stessa natura è ovviamente l'unica esistente in Italia. La tuta per l'esplorazione della superficie lunare è al contrario legata all'unico grande fallimento del programma spaziale sovietico, che comunque, lo ricorderemo fra poco, a parte questo mancato obiettivo, è riuscito a consegnare all'umanità risultati incredibili. La tuta è la dimostrazione concreta della reale esistenza di un progetto che per decenni è stato ufficialmente negato. Solo 20 anni dopo il primo sbarco americano sulla Luna, l'Unione Sovietica riconosce ufficialmente l'esistenza di un suo programma di esplorazione lunare con equipaggio. Un segreto di Pulcinella, potremmo dire, dato che in Occidente tutti sanno, se non i dettagli, perlomeno le linee fondamentali del progetto. Con il dissolvimento dell'impero sovietico, un grande numero di informazioni diventa disponibile per gli analisti occidentali e gli storici dello spazio. Oggi, ad esempio, possiamo dire con certezza che sono state le rivalità personali, le mutevoli alleanze politiche e le inefficienze burocratiche la causa dei fallimenti e dei ritardi all'interno del programma lunare. C'era infatti una forte concorrenza tra i vari gruppi di ricerca e i vari laboratori. Questa competizione interna, unitamente al basso budget a disposizione per l'esplorazione umana della Luna, spiega il fallimento della tecnologia sovietica contro il successo del programma americano Apollo. Il programma spaziale sovietico nasce nel 1950 e rimane attivo fino al 1991, anno nel quale avviene il disfacimento dell'Unione Sovietica. Al suo interno vengono sviluppate missioni di ogni genere, compiute sia con satelliti artificiali che con sonde automatiche, anche se il programma più importante è ovviamente quello dedicato al volo umano. A partire dal 1957, con enorme sorpresa del mondo occidentale, nel quale le reazioni vanno dallo shock al panico, i sovietici ottengono tutti i più importanti primati in ambito spaziale. Farne un veloce elenco può darne un'idea precisa del livello raggiunto dagli ingegneri sovietici e allo stesso tempo può far intuire lo stato d'animo che via via andava a crearsi nel mondo. Tutti i primi satelliti e le prime sonde lunari vengono infatti lanciati utilizzando missili balistici intercontinentali convertiti
e il vantaggio sovietico sottolinea i timori negli Stati Uniti, che percepiscono chiaramente l'esistenza di un divario missilistico con l'acerrimo nemico della Guerra Fredda. È proprio su questo timore diffuso nella popolazione americana che John Fitzgerald Kennedy decide di impostare la sua campagna presidenziale del 1960, vincendola. Ma veniamo alla lista che dicevamo poco fa. I sovietici sviluppano il primo missile balistico intercontinentale e il primo satellite artificiale. Lanciano nello spazio il primo animale, il primo uomo e la prima donna. Compiono la prima passeggiata spaziale. Mettono in orbita il primo equipaggio formato da più di un astronauta ed effettuano il primo aggancio fra due navicelle in orbita. Mandano la prima sonda fino alla Luna e ottengono la prima immagine della sua faccia invisibile. Compiono il primo atterraggio sulla Luna di un manufatto umano e sono i primi a sviluppare un rover spaziale. Utilizzando una sonda automatica riportano sulla Terra un campione di suolo lunare. Realizzano le prime stazioni spaziali, acquisendo un'esperienza fondamentale che sarà alla base della costruzione della Stazione Spaziale Internazionale. Sviluppano le prime sonde interplanetarie, riuscendo a farle atterrare su Venere e Marte. Insomma, un elenco di primati che nella sua stringatezza è davvero impressionante e che di fatto ci presenta la serie di eventi che stimolano lo sviluppo del programma spaziale americano e del programma Apollo in particolare. Come quello americano, anche il programma spaziale dell'Unione Sovietica si avvale inizialmente delle conoscenze missilistiche degli scienziati tedeschi che hanno lavorato alla produzione delle V2 naziste e che sono stati catturati alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Mentre gli americani saccheggiano Peenemünde e con l'operazione Paperclip portano negli Stati Uniti decine e decine di esperti ingegneri missilistici, i sovietici prelevano tutto ciò che resta a Mittelwerk, uno dei siti di produzione delle V2. Per ovvie ragioni di propaganda, l'impatto tedesco sul programma spaziale e missilistico sovietico è stato a lungo misconosciuto. Ma con l'apertura del dialogo seguita al crollo del muro di Berlino, che abbiamo già ricordato, oggi la cosa viene considerata un dato di fatto. La tradizione astronautica sovietica è comunque nobilissima, potendola far risalire direttamente al lavoro di Konstantin Tsiolkovsky, il padre dell'astronautica teorica, colui che già sul finire dell'Ottocento sviluppa il suo pionieristico lavoro sui viaggi spaziali. A capo del gruppo di progettazione sovietico viene nominato Sergei Korolev, un ingegnere ucraino che negli anni 30 sopravvive alle purghe staliniane, che nel suo caso vogliono dire 6 anni di carcere e di lavori forzati in Siberia presso il gulag di Kolyma. Per la sua condanna risulta determinante la testimonianza del collega Valentin Grushko. Da quel momento tra i due nasce una comprensibile ma insanabile inimicizia, che è di fatto una delle cause del fallimento del progetto di esplorazione lunare sovietico. Ne parliamo a breve. Sotto la sua guida viene sviluppato il primo missile balistico intercontinentale, l'R-7 Semiorka. Con una versione modificata di questo lanciatore viene messo in orbita nel 1957 il primo satellite artificiale, lo Sputnik 1. La figura di Korolev diventa leggendaria e il suo ruolo coperto dal massimo riservo. Da quel momento il suo nome diventa segreto militare e ci si riferisce a lui semplicemente come al capo progetto. Korolev è di fatto l'eminenza grigia dello spazio sovietico e tutti i progetti più importanti passano dalla sua scrivania e dalla sua approvazione. È lui che guida e supervisiona tutti i maggiori programmi di esplorazione automatica: Sputnik, Luna, Venera. Date le sue doti scientifiche e organizzative, viene incaricato di accelerare il programma per la messa in orbita di un essere umano. E in soli 4 anni la navicella Vostok, che nasce come satellite spia, è pronta al lancio. Ed è proprio con una Vostok che nel 1961 viene lanciato Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio. Gli americani sono sempre più preoccupati dall'escalation dei successi sovietici, anche perché si trovano a dover inseguire per recuperare il terreno perduto. E si sa, inseguire non è mai bello, perché vuol dire dover andare più veloci degli altri.
dal lancio di Gagarin diventa evidente per tutti che il prossimo traguardo è la Luna. Ancora influenzato dall'insegnamento di Tsiolkovsky, che individua Marte come l'obiettivo più importante dei futuri viaggi spaziali, all'inizio degli anni 60 il programma sovietico guidato da Korolev sviluppa, un po' in sordina, anche progetti per viaggi con equipaggio sul pianeta rosso, che immagina possibili già attorno al 1968-1970. Il gruppo di lavoro sviluppa soluzioni mai messe in atto, ovviamente, ancora oggi fantascientifiche. In quegli anni, quindi, la Luna non è l'unico obiettivo cui è rivolta l'attenzione dei sovietici. Probabilmente per qualcuno la Luna non è neanche il più gradito. Di sicuro il programma spaziale sovietico è secondario nei finanziamenti militari rispetto allo sviluppo dei missili balistici intercontinentali. Per Khrushchev, il capo dell'Unione Sovietica, l'esplorazione spaziale è un sottoprodotto della ricerca militare strategica. Agli inizi degli anni 60 Khrushchev non è particolarmente interessato a competere con il progetto Apollo. Dmitry Ustinov, il deus ex machina delle decisioni militari e strategiche sovietiche, dà quindi ordine agli ingegneri di concentrarsi sulle missioni con equipaggio vicino alla Terra, che prevedono lo sviluppo, ad esempio, di stazioni spaziali permanentemente orbitanti attorno al nostro pianeta, e sulle missioni interplanetarie senza equipaggio sui pianeti Venere e Marte, i più vicini a noi. Oltre a questo iniziale disinteresse della politica, un altro importante fattore mina l'efficacia del progetto di esplorazione lunare sovietico. A differenza di quello americano, che ha la NASA come un'unica struttura di coordinamento, quello sovietico è diviso tra diversi gruppi di progettazione fra loro concorrenti e non di rado in aperto dissidio. Il programma contiene di fatto diversi progetti paralleli, rivali. Questa suddivisione delle risorse complica inevitabilmente il processo di integrazione delle varie parti, riducendone l'efficienza e rallentandone la realizzazione. Cosa soprattutto vera nel caso di un progetto come quello di esplorazione umana della Luna, che per la sua complessità è il più bisognoso di sinergie e di motivazioni condivise che vadano oltre le rivalità personali e gli attriti egoistici. Soltanto col passare del tempo la decisione su quale navicella deve volare viene presa direttamente dalla leadership sovietica, che sceglie sulla base delle raccomandazioni dell'Accademia delle Scienze Sovietica. Il programma Apollo inizia nel frattempo ad ottenere i primi importanti risultati. Lo racconteremo nella seconda parte di questa puntata. E la cosa inizia ad allarmare i principali progettisti sovietici. Korolev, già a partire dal 1959, si rende conto che la crescente diversificazione del programma spaziale avrebbe richiesto una profonda riforma della sua struttura organizzativa. Sfortunatamente, per lo sforzo spaziale sovietico, il premier Nikita Khrushchev ignora inizialmente la proposta di riorganizzazione di Korolev e il programma spaziale rimane nelle mani di uffici di progettazione per lo più non specializzati, molti dei quali lavorano per diversi ministeri e senza confrontarsi. Data la quantità di responsabilità che gli vengono assegnate, Korolev inizia a delegare la maggior parte del lavoro sui veicoli spaziali senza equipaggio, tenendo per sé quello per l'esplorazione umana della Luna. Nonostante questo alleggerimento del carico di lavoro, Korolev mantiene la supervisione dei vari progetti, cosa che è probabilmente tra le cause di un generale rallentamento nello sviluppo degli stessi. Solamente nel 1964, grazie all'insistenza di Korolev, l'Unione Sovietica decide di competere realmente per la Luna, mettendo la sua conquista tra le massime priorità della nazione. L'idea di Korolev è di utilizzare una navicella di nuova ideazione, la Soyuz. È un enorme lanciatore chiamato N1, che nasce per essere il rivale dell'americano Saturno V usato nel progetto Apollo.
Lo sviluppo della nuova Soyuz si rende necessaria poiché la Vostok, la prima navicella in grado di portare nello spazio un equipaggio, quella usata da Gagarin e dalla Tereshkova per intenderci, ha insuperabili limiti tecnici, come l'impossibilità di cambiare orbita nello spazio o la difficoltà nei rendezvous e nell'attracco con altre navicelle spaziali. Inoltre è progettata per portare un unico cosmonauta a bordo e la capsula di discesa sferica non è adatta per le missioni lunari. Insomma, tanto vale rifare tutto da capo. L'ufficio che viene incaricato di sviluppare i motori per l'enorme razzo N1 è guidato da Valentin Grushko, il capo progettista dei motori a razzo. Non può esserci scelta peggiore. Come abbiamo ricordato, infatti, Grushko è la persona che durante la dittatura di Stalin ha testimoniato contro Korolev in un processo in cui quest'ultimo è accusato di essere un reazionario contrario alla rivoluzione comunista. La deposizione di Grushko causa l'arresto di Korolev e il suo trasferimento in un gulag siberiano. I rapporti fra i due sono comprensibilmente pessimi e Grushko arriva a boicottare il progetto dell'N1 rifiutandosi di sviluppare i grandi motori di cui Korolev ha bisogno per costruire il suo lanciatore per la Luna. Questa volta, per la prima volta, sono i sovietici a dover colmare il ritardo con gli americani. Molto ottimisticamente si stabilisce l'obiettivo di realizzare una missione di circumnavigazione lunare con equipaggio nel 1967, in occasione del 50° anniversario della rivoluzione d'ottobre. Tutto deve ovviamente avvenire prima che gli americani possano raggiungere lo stesso obiettivo. Il progetto sovietico si chiama LK-1 e nasce nel 1962. A guidarlo però non c'è Korolev, che viene incaricato dello sviluppo delle nuove navicelle Voskhod, che però non sono utilizzabili per raggiungere la Luna, ma Vladimir Chelomei. LK-1 sarà un buco nell'acqua e verrà chiuso nel 1965 senza aver ottenuto alcun risultato. Korolev muore durante un intervento chirurgico nel 1966, mentre Yuri Gagarin, l'uomo che nella mente di Korolev è il miglior candidato a diventare il primo sulla Luna, dopo essere stato il primo nello spazio, rimane ucciso nel 1968 in un incidente aereo. In breve vengono a mancare due delle personalità più autorevoli dell'astronautica sovietica, due forze trainanti per tutto l'ambiente, due punti di riferimento per gli ingegneri da un lato e per i cosmonauti dall'altro. È un duro colpo al morale di tutto l'ambiente, ma il peggio deve ancora arrivare. La guida dell'ufficio di progettazione viene affidata a Vasily Mishin, che si impegna a proseguire il lavoro di Korolev sulla Soyuz e sull'N1. Messo sotto pressione dalle richieste del Politburo, Mishin approva il primo lancio della nuova navicella, la Soyuz 1, anche se non è mai stata veramente testata a fondo. La missione comunque deve partire, nonostante i problemi tecnici di progettazione che sono ben noti anche all'astronauta che deve salire a bordo, o meglio, alla vittima sacrificale. Nei test immediatamente precedenti il lancio si sono manifestati la bellezza di 203 malfunzionamenti e questo non è certo un buon viatico. Il lancio avviene con successo il 23 aprile 1967, ma una volta in orbita cominciano a presentarsi vari guasti. Al rientro a terra, che avviene il giorno dopo, il paracadute non riesce a rallentare la discesa della navicella, che si schianta al suolo, uccidendo sul colpo Vladimir Komarov. È il primo incidente mortale avvenuto durante una missione spaziale. In questo caso, per i sovietici, un triste primato. Le motivazioni dei sovietici subiscono un ulteriore crollo nel 1968, alla notizia del primo volo con equipaggio intorno alla Luna compiuto dalla missione americana Apollo 8. È il primo vero primato che gli americani soffiano ai rivali storici. Mishin prosegue con lo sviluppo del problematico N1 nella speranza che gli americani possano avere una battuta d'arresto. Gli serve tempo per rendere funzionale il razzo, il cui sviluppo è molto in ritardo. Un po' di ottimismo arriva con il clamoroso successo del volo congiunto di Soyuz 4 e Soyuz 5, che nel gennaio 1969 mette a punto le tecniche di rendezvous, di attracco e di trasferimento dell'equipaggio previste per la missione lunare, nonché il test del lander LK,
l'equivalente dell'EMA americano, che viene testato con successo in orbita terrestre. Anche la tuta è pronta, è un'evoluzione di quella usata da Leonov per la sua storica passeggiata nello spazio del 1965. Ma resta da risolvere il grande problema del lanciatore. Dopo 4 test di prova conclusi con un clamoroso fallimento, l'N1 si dimostra decisamente troppo complesso per poter funzionare e il suo sviluppo viene abbandonato. Non c'è più tempo per recuperare il ritardo con gli americani e con il fallimento dell'N1 termina ogni concreta possibilità per i sovietici di sbarcare per primi sulla Luna. L'enorme Saturno V che deve portare nello spazio l'Apollo 11 è infatti ormai pronto sulla rampa di lancio. Per il programma spaziale sovietico questo è senza dubbio il momento più critico da quando è stato avviato. Piuttosto che arrivare secondi, meglio non arrivare, devono pensare al Cremlino. E da quel momento inizia l'operazione di insabbiamento destinata a negare che un piano sovietico per arrivare sulla Luna sia mai esistito. Forse è proprio al piano spaziale che meglio si adatta l'acuta definizione che Winston Churchill dà delle cose sovietiche. Un indovinello avvolto in un mistero dentro un enigma.